Buongiorno e ci prepariamo alla ventesima domenica del tempo ordinario e ci mettiamo nelle mani di Maria. Vivremo il 15 agosto, la grande solennità della sua Assunzione. Allora chiediamo alla Madonna proprio come grazia questo cuore elevato, cuore che guarda a suo figlio, perché sentirai oggi questa icona, questa donna è la che guarda il suo figlio. E Chiesa oggi legge il capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Allora direi questo il brano che ascolteremo, che poi tra l'altro è unito alle due letture, sia Isaia che Paolo, capitolo 11 ai Romani. Il brano lo facciamo precedere da questa frase che vai a vedere, trovi quasi all'inizio del capitolo 15 di Matteo, che dà un po' il senso a tutto questo capitolo, quando Gesù cita il profeta Isaia dicendo, sta parlando a farisei, quindi a gente molto vicina, fedele alla legge, ma dice questa espressione, mettendo in guardia i suoi discepoli. Non seguiteli, state attenti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Questa frase la impari, la mediti perché diventa utile per l'esame di coscienza. Vedrai subito, perché qui c'è il modello di ogni confessione, di ogni sacramento della riconciliazione, ce l'hai qui. Questa donna è l'icona, vedremo subito. Però questa frase la tieni, dà il senso a tutto il capitolo 15. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Questo è fondamentale per l'esame di coscienza. E nel capitolo 15, se tu vai a vedere il parallelo, è in Marco capitolo 7, c'è questa fase messa, cioè viaggi di Gesù fuori dalla Galilea. In territorio pagano, cioè tra coloro che erano ritenuti senza Dio, quelli sono senza Dio, quelli non pregano, quelli sono pagani, tanto che venivano denominati quelli sono i cani, i senza Dio, animali, cani, vedrai subito, Questo è il viaggio di Gesù verso i senza Dio. Fratelli e sorelle, tutte le volte che Gesù va verso coloro che sono ritenuti, giudicati, schematizzati senza Dio, è sempre per la conversione di coloro che pensano di essere con Dio, che mi onorano con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Non dimenticarlo mai, questo ragazzi. Oggi mettiamo questo titolo. Oggi schema e chiusura. Tutte le volte che cadiamo nello schema a livello umano si va sempre verso una chiusura. Lo schema, ragazzi, lo schema, lo schematizzare. Che poi il giudicare con schemi, ha sempre questo rischio che il diavolo gioca lì, cioè un larvato razzismo, che se poi lo segui lo schema, vai verso un palese razzismo. Ma un larvato razzismo, ragazzi, c'è sempre come tentazione nello schema. Dice chi è? Tua figlia, con chi sta tua figlia? Oh, guarda, non me ne parlare, sta con un piemontese. Ui, piemontesi, altro. Tuo figlio, guarda, non me ne parlare, sta con una meridionale. Ui, meridionali. Con chi sta? Sta con uno di Villanova. Quelli di Villanova. Con chi sta? Con uno di Costiglio. Tutto così. Ho visto tua nipote con uno con i capelli rossi. Quelli con i capelli rossi, tienili lontani. Quello è lo schema, ragazzi. Lo schema a livello umano tendenzialmente chiude. I piemontesi, perché?
chiusura. Fai uno step successivo, lo schema, ragazzi, nella fede spegne, a livello umano chiude. Nella fede, nel cammino di fede, il cadere nello schema spegne. Gli abitanti di Tiro e di Sidone erano cani, ma senza accorgertene, dicendo a loro che sono dei senza Dio, tu ti allontani da Dio. Lo schema nella fede spegne. Matteo 15, 21, 28, ragazzi, fondamentale, attenzione, lo seguiamo. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco bellissimo, una donna cananea, una pagana, una senza Dio, un cane, viene verso Gesù e viene, ragazzi, con un atteggiamento che in tutto il Vangelo è sempre decisivo, gridando. Il grido, ragazzi, dice sempre che il cuore è vicino a Dio. Dice: guarda, io prego, però un po' con abitudine. Venne verso Gesù gridando. L'abitudine spegne il gridare. Il gridare dice la vicinanza di cuore. Non te lo dimenticare mai, tante volte il Signore permette piccole o grandi sofferenze nella nostra vita, le permette, non le desidera, ma le permette, perché purtroppo questo mondo è malato e allora le permette, non le desidera, per far gridare il cuore. Per riaccendere il cuore. Non dimenticarti mai sette lettere dell'inizio dell'Apocalisse, eh? Sei diventato tiepido, ti sei intiepidito. Bellissimo, eh? E grida questa donna, innanzitutto una donna, quindi non conta nulla agli occhi, sia di Israele ma anche dei discepoli. Qui c'è un triplice step, c'è farisei. Ci sono i discepoli che hanno un cuore buono vicino a Gesù, però sono ancora da purificare. Gesù li purifica tramite questa senza Dio. Nota queste tre parole, bellissime. Gridando diceva: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Tu ti devi fermare su questa espressione. Ragazzi, questa espressione qua è il modello assoluto di ogni sacramento della confessione. Se noi ci accostassimo al sacramento della confessione così, con questo urlo del cuore, dicendo, seguimi, pietà di me, che dice la confessione piena dell'essere peccatrice, pietà di me, attenzione, Signore, figlio di Davide, Signore dice la divinità di Gesù. Figlio di Davide dice l'umanità di Gesù, pienamente uomo e pienamente Dio. In queste tre parole questa donna, bellissima ragazzi, mette tutto ciò che si può dire in una confessione. Piena confessione dei propri peccati, del proprio essere peccatore e la piena confessione della divinità e dell'umanità di Gesù, quindi che Gesù è salvatore dell'uomo. Tu sei il salvatore dell'uomo. Guarda, tre parole, ragazzi, bellissimo, eh? Questo ci confrontiamo quando andiamo a confessarci. Come mi confesso? Bellissimo è questo. Questo c'è tutto, ragazzi, in queste tre parole. Se noti la preoccupazione per sua figlia presa, tormentata dal demonio, viene dopo in questa mamma. Bellissimo, eh? Ti ricordi? Se non amate me più di quanto amate vostro. Bellissimo. Questa c'è una perfetta priorità. Fratelli e sorelle, solo Matteo sottolinea, perché Matteo c'era, Marco, vai a vedere il capitolo 7, non mette questo passaggio, solo Matteo lo mette. Ma Gesù non le rivolse neppure una parola, non le disse nulla. Ragazzi, questo fa entrare il tema del silenzio di Dio. Perché Dio non mi risponde?
Sembra che sia lontano il Signore in questo momento. Perché non mi risponde? Io parlo, ma perché? Ragazzi, non c'è mai il silenzio di Dio, eh? Dio, se sembra non rispondere, è per fare ancora più risplendere la sua opera meravigliosa. Questa donna, ragazzi, diventa luce del mondo e sale della terra. Spettacolo, eh? Non le rivolse neppure una parola. I discepoli, che hanno un cuore buono, però vedi cosa dicono? Esaudisci la maestro, c'è un verbo in greco qui che vuol dire così, te ne liberi, perché questa grida, viene dietro gridando. Bellissimo, eh? E Gesù dà una risposta, non dice ai discepoli, voi non vi preoccupate, faccio io. No, perché non sarebbe umile. Dà una risposta di grande verità. Io sono stato inviato anzitutto a Israele, quindi sono stato inviato, figli, a voi anzitutto. È per questo che io per ora non rispondo, perché questa donna, con quello che ha detto, pietà di me, Signore figlio di Davide, sua figlia è già guarita. Perché il problema non è sua figlia, è che questa donna è lei guarita già dentro. Quindi sua figlia, ma per forza è già guarita. E questa donna si manifesta in tutta la sua grandezza quando Gesù le dice: figlia, non è bene togliere il pane ai figli, cioè a Israele, loro sono i prescelti, voi siete, non gli dice i cani, ma gli dice i cagnolini. Gesù è molto delicato. E questa donna spettacolare, Signore, è vero. Però i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E disse: donna, davvero grande è la tua fede. Perché, fratelli e sorelle, quando senti questa espressione di Gesù, che torna anche se ti ricordi, Maestro, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, ciò che ripeti a ogni Eucaristia, e il mio servo sarà guarito. Io non sono degno. Questa fede, ragazzi, è grande perché è umile. È umile. È professione di fede ed è fede umile. Fratelli e sorelle, fermiamoci oggi su questa grandissima donna. La Madonna è veramente, questa donna è figlia veramente di Dio, eh? C'è tutto in lei. E concludiamo, ti rimando ragazzi, a Paolo, versetto 32 del capitolo 11. Questo lo impari a memoria, non te lo dimenticare mai. Dio, questo è un teorema, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, ha voluto che tutti in qualche modo cadessero nel peccato per usare a tutti misericordia, perché nessuno possa dire io modestamente, ma tutti possano dire pietà di me, Signore, figlio di Davide. Non ti dimenticare, questo è allora il messaggio che portiamo a casa, ragazzi, oggi. Non ti scoraggiare mai, quando cadi nel peccato. Non dire mai, ma questa cosa sono ricaduto. Non dirlo mai, ragazzi, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, perché nessuno possa vantarsi. Ma tutti possano ricevere misericordia per essere a loro volta misericordiosi. Chiediamo questa grazia, ragazzi, non schemi, non giudicare con schemi, perché ci sono dei tesori dove tu non immagineresti mai più, anche tra i senza Dio, anche tra i cani. E ragazzi, no scoraggiamento, eh? No scoraggiamento. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, non scoraggiarti. Per usare a tutti misericordia. Fratelli e sorelle, mettiamo nelle mani della Madonna questo cammino spirituale che diventa anche una bella momento di catechesi di Gesù per le nostre confessioni. Buona solennità dell'Assunta, buona domenica. Gli avvisi per la settimana di nuovo di grande santità, San Bernardo, il 20 di agosto,
e poi andiamo verso la 21ª domenica del tempo ordinario. Innanzitutto il grazie, come sempre, riguardo alla spesa, caldaie, grazie a tutti coloro che così hanno manifestato sensibilità. Più o meno siamo sui 19.000 euro. Dovremmo andare a chiudere i lavori San Pietro Stazione sui 29.000 euro. Quindi ecco, pian piano cerchiamo così di sensibilizzare la comunità così da riuscire a coprire questa cifra così per l'autunno e poter avere queste caldaie. E poi lo dico fin d'ora, dal 30 di agosto inizieremo le prime comunioni distanziati. Ci sono già tutti i calendari, o due o quattro ragazzi alla volta, o San Martino, la stazione. Ricordo questa piccola cosa che già i catechisti hanno detto: ogni famiglia dei ragazzi ha a disposizione 15 posti, compreso il ragazzo o la ragazza, così da consentire ovviamente il distanziamento e un numero congruo. Questo lo ripeterò ancora poi domenica prossima. E invochiamo la benedizione del Signore per intercessione di Maria. Siamo nella novena che va verso la solennità dell'Assunta. Signore, ci conceda di tenere il cuore in alto per contemplare Lui e per essere buoni qui sulla terra. Signore, sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona solennità dell'Assunta, buona domenica. Andrò a vedere in cielo.